Buonasera e benvenuti a tutti e a tutte. Una breve premessa introduttiva per spiegare l'iniziativa. L'Associazione Culturale Ettore Serafino inaugura stasera il primo di un ciclo di incontri denominato Sconfinamenti. Nel prossimo anno ne metteremo in cantiere altri. È il tentativo di guardare al di là dei nostri confini, di capire cosa sta succedendo nel mondo che abitiamo, di allenare la mente a varcare le tante frontiere che ci dividono e ci allontanano, di vedere che cosa capita da un'altra parte, in altri luoghi, a diverse latitudini. 30 anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino. Sembrava l'emblema delle frontiere destinate a cadere per sempre. La fine anche simbolica delle esclusioni, l'inizio di un mondo che comincia. Non è andata così, anzi, è accaduto il contrario. Il terzo millennio si è aperto con una nuova età dei muri. Dall'India al Sahara, dalle Americhe a Cipro, dal Medio Oriente all'ex impero sovietico, dagli Stati Uniti alle due Coree, le barriere si sono invece moltiplicate. Anche in Europa è riemerso il filo spinato che ha circondato le colline della Macedonia, i prati della Bulgaria, la pianura dell'Ungheria, raggiungendo Serbia, Croazia, Slovenia per fermare la cosiddetta immigrazione clandestina. Un mondo senza frontiere, quindi, non è né prossimo né vicino. Eppure a Hong Kong come a Beirut, a Caracas come a Baghdad, a Santiago del Cile come ad Algeri, a Praga come alla Paz, a Budapest come a Varsavia e in altre città ancora, ai quattro angoli del mondo, tanti uomini e tante donne si riuniscono in cortei, scendono in piazza, manifestano per lo Stato di diritto e contro le disuguaglianze sociali, per la libertà e contro la corruzione, per l'equità e contro la privatizzazione dell'economia, per la democrazia e contro le dittature militari, presidenziali, oligarchiche. C'è poi una generazione che affolla le piazze in tutti i continenti e combatte l'ingiustizia, soprattutto quando essa è sancita dalla legge del più forte o del più prepotente. Una generazione che vuole fondare con urgenza un'alleanza con il pianeta per avere un futuro e per questo non guarda in faccia ai poteri costituiti. Bisogna ogni tanto ricordarlo e magari ribadirlo con tenacia, costantemente. Il mondo non è solo in mano agli impresari dell'odio e della paura, a chi miete consensi fomentando l'ossessione delle frontiere, il ritorno dei confini sbarrati, la chiusura securitaria. C'è un altro mondo,
che muove intorno a noi. C'è altro che si muove intorno a noi, altro che vogliamo conoscere, di cui vogliamo parlare, su cui serve un'informazione corretta. Organizzazioni non governative, corridoi umanitari, esperienze di integrazione, ius culture, il lavoro dei volontari nei campi profughi, l'aiuto alle minoranze in fuga o oppresse, le catene di solidarietà nelle terre e nei mari del mondo, e così via continuando. Nello spirito dell'associazione, con le poche forze che abbiamo, ci preme combattere l'ignoranza e la disinformazione, fare dei piccoli passi per far conoscere realtà poco considerate, dare la parola a chi ha operato e opera in situazioni che necessitano di essere dibattute senza propaganda manipolatrice. Iniziamo il ciclo con Myanmar, la Birmania, che è sparita dalle cronache dopo le grandi uccisioni e la grande fuga dalla Birmania dei Rohingya, minoranza musulmana, e le polemiche sul ruolo dell'attuale consigliere speciale di Stato Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991 e capo delegazione della Birmania al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, che comincia fra pochi giorni le udienze proprio sulla questione dei Rohingya. Paolo Salvai, funzionario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e Francesca Biglia, insegnante, sono stati con la famiglia un anno in Myanmar, da agosto 2018 ad agosto 2019. Ci narreranno a grandi linee la loro esperienza di vita e di lavoro in quel paese asiatico, ricco, molto ricco, di misteri, di storia e di contraddizioni. A loro la parola. Grazie a tutti per essere qui, grazie all'Associazione Serafino per averci invitato a pensare e tenere questa serata con voi. Grazie a Mauro, a fattispecie, e speriamo che questo possa essere un ponte verso questo altro di cui parlavi, di cui è importante ogni tanto conoscere e fare informazione, fare diversa informazione. Siamo stati in Myanmar, cioè in Birmania, e abbiamo messo insieme degli appunti di viaggio, un viaggio vissuto in un paese complesso, con barriere molto forti, barriere culturali, barriere sociali, barriere linguistiche e politiche. Barriere forti per noi occidentali. Non siamo riusciti a portarci a casa un'immagine del paese univoca, ma piuttosto un mosaico di punti di vista, di impressioni e di intuizioni che rispecchia la percezione di noi occidentali, un po' espatriati, un po' turisti, un po' pinerolesi, in questo Myanmar di oggi. Il Myanmar appunto è quella che in molti continuiamo a conoscere come Birmania. Il cambio del nome è avvenuto quasi 30 anni fa, ma non è stato ovunque recepito. I francesi non lo recepiscono ufficialmente ancora oggi, continua a essere la Birmania per loro. Ma ci permette di chiarire l'ambivalenza del termine in italiano birmano. In inglese infatti si può oggi usare Bamar per intendere chi appartiene all'etnia di maggioranza parlante birmano, ed invece Burmese per chi è cittadino dell'Unione del Myanmar, Birmania, a prescindere dall'etnia.
in italiano abbiamo l'unico termine birmano e quindi ciò non ci aiuta molto. I nostri figli hanno coniato, senza neanche saperlo, il neologismo myanmarese quando scrivevano alle loro classi. Siamo stati appunto in Myanmar per un anno, da agosto 2018 ad agosto 2019, ed è stato un anno volato via dall'altra parte del mondo, in un'Asia che era per noi un'Asia remota. Per questo Far East, Western in Myanmar. Una parte di Oriente per avventori o avventurieri occidentali, lontananza e contatto. Alternanza di voci che raccontano e spiegano il nostro Myanmar. Lo abbiamo vissuto appunto come famiglia di 6 persone, noi 2 e i nostri 4 bimbi di 9, 7, 5 e 3 anni. E là siamo stati donna, uomo, lavoratore, mamma, insegnante, genitori, bambini, espatriati, funzionario internazionale. E questa sera vi restituiremo, o ci proveremo, alcune delle percezioni, delle sfaccettature. È impossibile raccontare un paese in un'ora, ma abbiamo pensato di strutturare questa istantanea in tanti piccoli capitoli tematici, aperti a qualsiasi commento o domanda finali. C'è una frase ricorrente tra gli espatriati di professione, noi siamo espatriati, insomma, dilettanti, che il Myanmar è un paese difficile. E più tempo ci rimani, meno ne capisci. Noi speriamo di essere andati via in tempo. Buonasera a tutti e di nuovo grazie all'Associazione Serafino, in particolare a Mauro, per darci l'opportunità stasera di essere qua con voi. Quindi, cosa ci facevamo là? Siamo stati là per una questione di lavoro. Io lavoro per l'Organizzazione Internazionale del Lavoro da 12 anni e sono Senior Program Officer, è il mio posto, diciamo, permanente a Torino, dove l'Italia 61, dove c'è la sede del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E... Sì, pure. E... Così l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro fa parte del sistema delle Nazioni Unite, ma è addirittura stata creata prima della nascita delle Nazioni Unite, nel 1919. Ricorre quest'anno il centenario. Fu creata appunto subito dopo la Prima Guerra Mondiale, durante, diciamo, i trattati di pace di Versailles. Altre agenzie specializzate nelle Nazioni Unite che chissà sono più conosciute sono la FAO, sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e sono l'UNESCO. Ora proverò veramente in 3 minuti a dirvi che cosa si occupa l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. So che è difficilissimo, ci ho provato per anni, credo, con amici, con parenti, e quasi per tutti è un mistero. Molti pensano che sia un agente segreto, credo, ancora oggi. Comunque, i 4 obiettivi, diciamo, più importanti dell'organizzazione sono il garantire diritti sul lavoro con la promozione delle convenzioni internazionali. Le più conosciute sono quelle che garantiscono i diritti dei minori o contro il lavoro forzato, contro il lavoro minorile, poi per il rispetto delle libertà sindacali e per la negoziazione collettiva. Questa organizzazione ha una caratteristica unica nel sistema delle Nazioni Unite. Nel sistema delle Nazioni Unite i costituenti, ciò che formano l'organizzazione, sono normalmente i governi. In questa organizzazione esiste un sistema che si dice tripartito, ossia nel suo, si chiama consiglio di amministrazione, ci sono governi, ma anche Confindustria e sindacati. E in questo, per questo si chiama organizzazione tripartita. È un'organizzazione appunto che si fonda su questo assunto che secondo alcuni è romantico, secondo alcuni è datato, per cui, diciamo, giustizia sociale e pace nel mondo, proprio i concetti di cui Mauro parlava all'inizio dell'intervento, possono essere portati avanti solo esclusivamente se anche le parti sociali, cioè chi si occupa del mondo del lavoro, si siede attorno a un tavolo con i governi per definire le strategie di sviluppo di un paese. Ora, che cosa ho fatto in Myanmar? Bene, il Myanmar è un paese molto particolare, ne parleremo, ma ha vissuto una dittatura molto, molto forte fino al 2011. E, diciamo, i sindacati sono tornati a essere legati nel 2011, per cui la classe sindacale sostanzialmente ha vissuto all'estero, in esilio per molti anni, e si è formata all'estero. Io nello specifico non ho lavorato con i sindacati, ma con la controparte, cioè con le organizzazioni imprenditoriali, con la Confindustria del Myanmar, con un'idea ben precisa. La Confindustria non aveva mai trattato tematiche inerenti al mondo del lavoro, eppure il Myanmar, in questa transizione democratica, si sta dotando di una legge sul lavoro,
insomma, ci stanno molte leggi, che insomma è un processo che sta andando avanti da circa 10 anni, ma piano piano stanno cercando di creare una propria legge sul lavoro. Ora, una legge sul lavoro, per essere, diciamo, efficace, ha bisogno tanto dei sindacati, come degli imprenditori, come del governo. E questa è un pochino l'idea di creare le capacità all'interno della Confindustria perché possa partecipare attivamente in questo processo di riforma della legge sul lavoro. E questo per cui, in concreto, cosa ho fatto? Ho aiutato la Confindustria a creare un dipartimento di relazioni industriali che possa occuparsi appunto di materia legislativa e possa fornire servizi alle imprese. Che tipo di servizi? Informazione, formazione, consulenza su questioni molto basilari, cioè ma come si fa un contratto di lavoro, come si pagano i contributi sociali, perché rispettare i sindacati, eccetera, eccetera. Per cui cose basilari ma che sono pilastri, diciamo, in un paese che cerca di mettere in piedi una legge sul lavoro insomma, importante e che possa guardare avanti con, diciamo, con occhi speranzosi. Bene, è stato un anno lungo, difficile, non è facile appunto innanzitutto avere la fiducia, garantirsi la fiducia di un'organizzazione di questo tipo, però siamo in qualche modo riusciti, credo, a portare avanti dei risultati importanti. Nel paese quest'anno, per dire, è stata approvata la legge sulla sicurezza sul lavoro. Non c'era nessuna legge sulla sicurezza del lavoro fino a quest'anno. Sono stati insomma, discussi e approvati dei regolamenti attuativi sul rispetto dei diritti sindacali e sulla risoluzione dei conflitti sul lavoro. Poi ho coordinato alcuni lavori di ricerca applicata e poi svolto anche un ruolo di mediazione su tematiche relative ai trattati commerciali con l'Europa. Dunque un anno intenso in un ambiente politicamente difficile, ma spero con risultati interessanti e duraturi. E qui c'è anche l'inizio della nostra storia. Già, ambiente politicamente difficile, ma anche familiarmente difficile, almeno nei primi giorni. Fili, foresta che si riprende i propri spazi nell'urbanità, buche, pozze, caldo che asfissia e cibo che spaventa, ovunque acqua. Tanta acqua, acqua perenne in ogni forma, pioggia, sudore, umidità, fogne a cielo aperto, Water Festival, Ayayarwedi, che è il fiume che scorre attraverso il paese, e comunque sempre acque di cui non ci si può fidare, né in casa né fuori, neanche bollite, neanche per lavarsi i denti, a volte neanche per docciarsi. E poi l'eccezionale si è fatto a poco normale, abbiamo imparato a muoverci, a respirare, a vivere quel nuovo ambiente difficile e a sentirlo poco a poco casa. La via della collina dorata, nella valle dorata, distretto di Bahan, la Yangon bene, sopra il downtown, prima dei nuovi centri commerciali, lontano dai sobborghi, il quartiere che fu dei colonnelli e generali fino a 10 anni fa, ed è ora forse ancora loro, ma appaltato agli stranieri di passaggio. Questo era il nostro quartiere. Un piccolo quartiere nella grande città, dove ogni tanto ci azzardiamo a girare in bici, dove i fiori di bougainville e frangipani sbucano allegri dai muri blindati e dove piccoli crocicchi di ambulanti popolano le vie snelle e curvano tra scuole, monasteri, ambasciate, sedi internazionali e gallerie d'arte. La nostra strada ci ha accolto con i soliti grovigli di fili e di verde. Ma il verde più vicino è la tettoia di simile amianto verdissima sul nostro balconcino, la nostra bocca di aria, sopra il muro di cinta del villino spinato, verso la strada, tra le case. Sotto, la Golden Hill Avenue, continua il suo placido ritmo. Pevio, Pevio, urla la venditrice del mattino col suo catino puntuale di cecicotti e piadine da colazione sul capo. I taxi passano a volte folli, a volte pacati, a seconda delle ore del giorno. Dietro il monastero si riempie e si svuota secondo le feste e i tempi che si possono offrire ad anche brevi parentesi da novizi. Passa il rotondo bananaro dall'occhio divergente ogni lunedì e giovedì verso le 10, col carro di campagna ma qui pieno di gialli caschi maturi. Passa ogni tanto l'arrotino secco nei modi ossuto di forme, passa il venditore di biglietti della lotteria col suo carretto musicale imbandito di promesse. Passano appunto le monachelle quando ancora siamo nel letto e sotto Natale passano anche i cantori porta a porta. Canta l'alba il galletto alla nostra sinistra e recita forte il Dhamma buddista
al tramonto il vicino di destra. Alla domenica passano i monaci, passo scalzo e felpato, preceduti dalla campana che qualche metro avanti avvisa di preparare le offerte e affacciarsi piano ai cancelli. Passa ogni mattino alle 7.25 l'inesorabile Netturbino, rapido e severo coi tempi, e passano nel giorno i raccogliatori di differenziata, lattine o cartoni. Passa di tanto in tanto un venditore di scopine di piume o pagliuzze, che perdono più polveri di quelle che raccolgano. O passa a volte un bilanciere di fiori freschi. Passa un trisciò e si ferma a chiamare col campanello insistente al cancello del vicino di fronte, quello dei dragoni cinesi. Gli abbaia il cane labra di rimpettari. Passano branchi di cani randagi la notte, che se non fai attenzione sbranano immondizie dimenticate e ringhiano fra loro fino al mattino. Scappano ogni ora ombre di topi e topastri che a volte scartano verso la casa. Banchettano i grossi corvi in poco elegante vestito da sera e cinguettano allegri i passerotti fino alla finestra del nostro bagno o dentro al lampadario della stanza dei giochi. Restano ovunque troppe zanzare, giganti blatte e gechi sbiaditi a berciare nel buio. Questo è stato un assaggio della nostra quotidianità in una grande città asiatica, in cui arrivavamo dalla nostra piccola vita di semicampagna rivese. Quindi abbiamo vissuto non solo forse il cambio Italia-Myanmar, ma anche il cambio semicampagna-megalopoli. Per quanto Yangon, con i suoi 6 milioni di abitanti, cioè una Roma, Milano e Torino messe insieme, ci si è resi conto forse essere quasi più provinciale e più villaggio di altre città asiatiche. Vorremmo... Non ce l'abbiamo. Ah. Avevamo un video da farvi vedere, che si chiama Dream of Myanmar, in cui c'era un assaggio, se vi capita, molto bello, un assaggio musicato di immagini non fatte da noi, che si trova in rete. Quindi... Passiamo a parlarvi brevemente di territorio di questo grande paese. Questa è una foglia di Bodhi Tree, è l'albero sacro sotto il quale il Buddha ha avuto l'illuminazione. Ci ha fatto notare una volta una guida di montagna che la metà superiore non è altro che la forma che si vede ovunque, dorata in Myanmar, la forma degli stupa delle pagode. Forse un omaggio dell'uomo alla natura. Il Myanmar è secondo noi un paese verde e dorato. Verde di selva e dorato appunto di pagode, almeno per ora. Come la sua bandiera, che è verde, giallo, rossa. Solidarietà, tranquillità e risolutezza, con una stella al centro per l'unità. Il rosso in realtà per noi nel paese è stato quello degli sputi del betel. Il betel è la famosa noce cancerogena che con un rituale per strada si schiaccia, si avvolge, si insaporisce, si spalma di calce, di limone, si può arricchire a seconda del gusto con tabacco, canfora, cumino, cardamomo, cocco o quant'altro, e si mastica come una caramella mandandola tra una guancia e l'altra. I denti sono segnati e i sorrisi sono bucati, gli sputi rosso vivo. Ci sono cartelli e leggi che proibiscono gli sputi di uomini e donne. Il sapore terribile e la bocca allappata, questo ce l'hanno solo detto, noi non abbiamo osato provare. Per darvi un'idea della dimensione del paese, è grande circa il doppio dell'Italia, e vivono 54 milioni di persone, per cui è un paese non molto abitato. È un terreno fortemente montuoso, con una zona centrale pianeggiante solcata dal grande fiume Ayarweddy. Questo fiume, con i suoi 2000 chilometri, è in buona parte navigabili, e il suo grande delta è un po' è la culla dell'Unione del Myanmar. Le risaie costellano il delta e alimentano il paese. Dunque, il Myanmar fa parte del sud-est asiatico. Che... Se volessimo leggerlo in una prospettiva meno eurocentrica, questo sud-est asiatico potrebbe essere il sud-ovest asiatico rispetto al mandala sino-centrico
di una regione dove la Cina è più importante che l'Europa. Appunto, fa parte del sud-est asiatico, del sud-ovest asiatico, e dopo la Cina e l'India è il paese più vasto. È una sorta di aquilone che va dalle catene pre-himalayane, per cui con monti veramente ancora molto alti, fino al mare delle Andamane, il famoso mare anche che tocca la Thailandia. Confina da nord-ovest a nord-est con il Bangladesh, per un piccolo pezzo, appunto conosciuto soprattutto per le terribili vicende dei Rohingya, con l'India, con la Cina, la Thailandia e la Malesia. Questo per darvi un'idea di che tipo di vicini abbia il Myanmar, vicini non poco impegnativi. È appunto lo stato più grande del sud-est asiatico, ma anche con il PIL pro capite più basso. In Myanmar l'incidenza della povertà è altissima, un terzo della popolazione vive sotto la linea della povertà nazionale, con picchi del 78% nel Rakhine, che è questo stato dove viveva e non vive più una grossa minoranza rohingya. Quasi due terzi della popolazione dipende ancora completamente da agricoltura e pesca di sussistenza. E questi sono dati enormi nel mondo attuale. Pochissimi paesi raggiungono queste percentuali di persone che ancora vivono assolutamente solo di agricoltura e pesca di sussistenza. Quindi il Myanmar sostanzialmente è ancora un paese rurale. Io appunto ho lavorato nel mondo delle relazioni industriali, dell'industria nascente, ma i due terzi del Myanmar non sono questo. I due terzi del Myanmar sono risaie e villaggi in zone completamente verdi. Se andiamo ancora a vedere gli indicatori di sviluppo umano, che per semplificare, da un lato cercano di dare un'indicazione del livello del paese, unendo la speranza di vita, il livello di educazione, il PIL pro capite, il Myanmar si colloca come paese numero 148 su 189, ed è uno dei più poveri dell'Asia. A livello culturale il Myanmar è ricchissimo ed ha una popolazione suddivisa in 135 gruppi etnici, per cui una molteplicità assolutamente di gruppi etnici, classificati in 8 etnie principali. Però esiste, come abbiamo detto all'inizio, un'etnia dominante, che è questa Bamar, sono i due terzi della popolazione. Torneremo sulla questione Rohingya, ma i Rohingya sarebbero stati una minoranza importante, perché 1,5 milioni di persone, in un paese con 54 milioni, sarebbe stata una minoranza importante, ma il paese non li ha mai riconosciuti come cittadini. Il Myanmar è dunque un popolo di popoli, un'Italia risorgimentale asiatica. I poteri forti sono sempre stati i Shan, i Mon e i Bamar, come abbiamo detto. I primi a identificare e a definire questo mosaico di etnie come un unicum sono stati ovviamente i colonizzatori, che hanno incasellato questa pluralità nella vera Birmania e nelle aree di frontiera. E nel fare questo, mappando un territorio, hanno in qualche modo, come si sa, mappato anche le menti e i cuori. È inventato, diciamo, una tradizione. Le aree di frontiera, che sono a popolazione non Bamar, sono rientrate in una continua etero e autosegregazione che ha portato al proliferare di gruppi armati. La linea di frontiera con l'esterno, in qualche modo, si è sovrapposta ed è coinciso con una linea del fronte interno. Il paese vive dunque da anni situazioni di conflitto. Esistono 22 diversi gruppi armati su base etnica che hanno rivendicazioni più o meno politiche e spinte all'autonomia, ma alla fine, grosso modo, l'interesse è il controllo del territorio e delle risorse. In sintesi, il Myanmar continua a vivere quella che è definita una delle più lunghe guerre civili attualmente in corso sulla terra. Quindi come turisti cosa si può fare, o anche come espatriati? In realtà si può visitare una parte molto piccola del paese. La maggior parte di coloro che viaggiano verso il Myanmar si concentra nella parte centrale, visita Bagan, visita Mandalay, e visita il lago Inle e atterra a Yangon. E questa è una parte minuscola del paese. In realtà in un terzo del paese non si può andare, ci sono conflitti. E addirittura ci sono
moltissime restrizioni anche per funzionari internazionali, funzionari di organizzazioni non governative, ed è quasi più facile andare in determinate zone come turista fai da te, con i rischi del caso, rispetto che ottenere permessi ufficiali dal governo birmano. Sulle tracce di Orwell in Birmania, un bellissimo libro, a un certo punto dice: Orwell si sarebbe beffato della propaganda scolastica birmana. Il numero di etnie che convivono all'interno dei confini birmani era a suo avviso una bomba ad orologeria destinata ad esplodere da un momento all'altro. E continua sempre l'autrice, Larkin. Di fatto la Birmania è un'invenzione geopolitica degli inglesi. Furono i cartografi dell'impero a disegnare il nuovo territorio e a tracciare i confini che ancora oggi vediamo sul mappamondo. Sì, e in fondo questa situazione di conflitto permanente, insomma, dall'anni dell'indipendenza, ha dato anche una giustificazione razionale alla presenza di un esercito così forte, per cui una buona parte della popolazione è fortemente convinta dell'importanza di avere uno degli eserciti più grandi esistenti sulla Terra. Cioè il Myanmar non è certamente il paese più grande, ha 400.000 militari, è il paese con il 12° esercito più grande del mondo. Questa situazione, diciamo, politica molto complicata, in questa cartina si può vedere appunto la Birmania che si può in qualche modo visitare e la Birmania che non si può visitare o si può visitare a proprio rischio o pericolo, e come vedete ne rimane un pezzettino molto piccolo. Sì, un altro elemento di difficoltà per il paese ovviamente che si trova nel sud-est asiatico ed è stato soggetto negli ultimi decenni a, diciamo, inondazioni molto molto gravi, per cui ogni anno ci sono circa 300.000 sfollati, e nel 2008 c'è stato il ciclone Nargis che ha portato, insomma, 150.000 vittime, ed è stato, diciamo, una parte dell'inizio del cambiamento del paese, un evento molto negativo che però ha riacceso un po' i riflettori internazionali su questo paese e forse ha accompagnato poi il processo di transizione. Tutto ciò senza contare il clima normalmente severo che alterna una winter season con temperature invernali sui 30 gradi, una summer season a 40 estivi e una rainy season a più 30 e 100% di umidità. Hot and warm. Difficile scelta. Scrivevamo: effetto forno quando la situazione scotta, non solo politicamente. Stare in un luogo dove il caldo è determinante, dove il clima è determinante, arrivando dall'Europa mite e temperata. Bisogna riaccomodare il quotidiano e far spazio alla necessità di adattarsi al clima. Non con cappotto o canottiera soltanto, non con stufa o aria condizionata, non basta, ma mettendo in conto che il tempo fuori, il tempo vero, il tempo bambino, è scandito e dettato da quello che il caldo concede. Poi accendere o spegnere l'aria condizionata e abbassarla a piacere dilata quel tempo e dà un senso di forza fittizio, che scema e si squaglia al primo salto di corrente del giorno. Ci leviamo il cappello, natura. Temporali nel cielo, acqua che schizza, lampi tremendi, tuoni a due passi. Poi il cielo rischiara, la strada si scioglie, il traffico impazza e evapora l'acqua. Ma questo ancora non è il monsone. Sole e caldo, cielo e sole, caldo e acqua che scotta. Poi una notte pioggia più lunga e nel mattino nubi a mattone. Luce si spegne, muro che avanza, non lampi e frastuoni, solo acqua e acqua e acqua. Monsone in arrivo, monsoon. Il nuovo capitolo di cui, insomma, adesso vorremmo parlarvi è dell'industria tessile. Perché l'industria tessile? Perché in qualche modo è un settore importante dell'economia del paese, e perché sono in qualche modo anni che mi occupo dell'industria tessile, intesa più come industria dell'abbigliamento, ossia in inglese si dice garment o clothing, non l'industria della produzione di tessuti, ma di produzione di vestiti. Appunto, ho lavorato su vari progetti in tema di sicurezza sul lavoro, relazioni industriali, tanto in Bangladesh come l'anno passato in Myanmar.
Per me è un settore molto interessante che però apre a dimensioni in qualche modo inquietanti, che perlomeno a me generano quesiti tuttora irrisolti. In primis, è un settore che davvero genera sviluppo o porta sviluppo. Tanti paesi hanno avuto un'industria tessile e per molti è stato il primo settore manifatturiero. Eppure, in quasi tutti i casi, e penso all'Indonesia, al Vietnam, all'Honduras, si è sempre trattato di un settore con pochissimo valore aggiunto, altamente conflittuale e che ha portato con sé fenomeni negativi, come l'eccessiva urbanizzazione, condizioni di lavoro massacranti, inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere. Allo stesso tempo, se invece vediamo gli aspetti positivi, è un settore che crea posti di lavoro, tanti. Posti di lavoro formali, e specialmente in Myanmar, dove l'80% dell'economia è informale, potrebbe essere un elemento positivo. Quindi posti anche potenzialmente dignitosi rispetto a lavori informali e degradanti. È un settore anche che dà lavoro soprattutto a donne provenienti da aree rurali. Dunque, secondo molti, è per molte donne la prima strada verso l'emancipazione, verso, diciamo, sfuggire ai matrimoni forzati nei villaggi. Anche in Myanmar lavorano in questo settore prevalentemente donne. Per darvi un'idea, sono 450.000 i lavoratori del settore e le donne che lavorano in questo settore hanno tra i 19 e i 28 anni, per cui molto giovani. L'età media è 23 anni. Per molte donne si tratta della prima esperienza lavorativa e per molte anche dell'ultima esperienza lavorativa. E sono soprattutto migrazioni interne, cioè donne che lasciano le risaie verdeggianti per andare a vivere nelle slums, nelle baraccopoli di Yangon e sostanzialmente lavorare in queste fabbriche e dormire nei dormitori vicino alle fabbriche. Tutto questo per 4.800 chas al giorno, che sono poco più di $3 per 8 ore di lavoro, 6 giorni alla settimana. Perché questo settore mi genera quesiti irrisolti? In parte perché il settore è sempre stato denominato della race to bottom, ossia della gara al ribasso, ossia i grandi imprenditori e con loro le grandi marche si sono sempre spostati da un paese all'altro, cercando di identificare i paesi con il costo del lavoro più basso. E il Myanmar è in questo momento, diciamo, uno dei paesi con il costo del lavoro più basso. Solo in Etiopia forse il costo del lavoro è ancora inferiore, ma a livello, diciamo, di strutture, infrastrutture, non è competitivo rispetto ai giganti asiatici. Le condizioni di lavoro, per quello che ho visto, ricordano da vicino quelle che noi possiamo aver visto nei film nell'Europa di fine Ottocento. Dunque, è davvero un settore che porta benessere, emancipazione, reddito per le donne? In parte sì, però il trade-off sono anni miserevoli per queste stesse donne. Inquinamento dei fiumi e fumi sopra le città. E in tutto questo, che spazio hanno le grandi marche? Grandi marche sono H&M, Denim, Armani, Zara. Beh, ho imparato in questi anni che le grandi marche non producono più nulla. Non hanno più fabbriche. Si occupano, diciamo, di design, marketing, logistica, ma hanno completamente abbandonato la produzione. Sono stato più volte in fabbrica dove una linea di produzione produce per Gap, un'altra per H&M, un'altra per Armani. La stessa identica fabbrica. E dunque queste grandi marche si riforniscono da fabbriche in Cina, soprattutto, che è, diciamo, il grande gigante, in Bangladesh, Turchia e anche in Myanmar. Di loro ci mettono il marketing, il design, la distribuzione e tutto il resto è roba locale. Ma a spanne si tengono il 90% e lasciano il 10% imprenditori e forza lavoro locali che per forza di cose si scannano per questa misera fettina. E tenete presente che chi lavora nel settore tessile lo sa, ma gli imprenditori del settore tessile, il margine di profitto è bassissimo, si parla di dal 2 al 4% in media. Per cui è veramente una situazione molto difficile anche per chi prova a aprire una fabbrica in un paese come il Myanmar e diciamo avere un profitto sufficiente ad essere un business sostenibile. E se in qualche modo le brands, quindi le grandi marche, vedono che i salari si alzano o che esiste un rischio di, diciamo, di vedersi macchiata la reputazione, possono sempre cercare un altro paese. E anche per buone ragioni, perché a volte non si rispettano i diritti sindacali, perché a volte non si hanno policy adeguate sulla sicurezza sul lavoro, oppure non si rispettano i diritti umani, il Myanmar è un caso di questi. E quindi le brands possono semplicemente andarsene. Io provo a lavorare in mezzo a queste buone ragioni,
Ma le brands temono danni alla loro reputazione, spendono fior fior di quattrini per auditing, verifiche di enti terzi sulle pratiche dei fornitori. E questo va benissimo, ma allo stesso tempo negoziano strenuamente per avere prezzi sempre più bassi, prezzi stracciati. E rifiutano spesso interi lotti per micro difetti di qualità. Questo è uno dei grossissimi problemi per chiunque sia nel settore tessile. Se c'è un micro difetto di qualità, l'intero lotto viene rifiutato. Dunque, i locali continuano, diciamo, a scannarsi per quel 10%, e se l'imprenditore locale, inoltretutto, deve, diciamo, investire in nuovi macchinari oppure mettere in atto un piano serio per la sicurezza sul lavoro, la coperta diventa sempre più corta. E dunque da dura si fa impossibile. I margini sono ridottissimi e si esce dal mercato. Il problema è che su questa divisione 90 delle brands e 10 degli attori locali, io come nessuno può o vuole lavorare. Teniamo infine in conto che i produttori che operano in Myanmar, come spesso capita in altri paesi, non sono neanche imprenditori locali. Non sono di proprietà delle grandi marche occidentali, ma sono soprattutto cinesi. Diciamo, su 450 imprese che operano nel settore in Myanmar, l'80% sono stranieri. Primis cinesi, poi coreani e giapponesi. E il Myanmar è anche un mercato che si limita a quello che si chiama cut, make and pack, ossia taglia, fai ed impacca. L'imprenditore solo passa nel paese utilizzando la forza lavoro a bassissimo prezzo, in alcuni casi molti definiscono sfruttando, ma importa, diciamo, i materiali e poi esporta interamente la produzione. Insomma, non investe nella formazione, non trasferisce know-how e porta pochissimo valore aggiunto al paese. L'unico valore aggiunto sono appunto i bassi salari che portano a casa le donne locali. Bene, un bravo professore di economia mi ha sempre detto che quando dobbiamo valutare un investimento diretto estero ci sono tre elementi da prendere in considerazione. Se questo investimento porta lavoro stabile e dignitoso, numero uno, se trasferisce know-how in un paese o se apre le porte a nuovi mercati. Se almeno due di queste condizioni non sono rispettate, dovremmo capire se questo investimento estero è veramente positivo per il paese. E l'ultima parte dell'equazione siamo in fondo noi, che siamo i grandi consumatori, gli occidentali. Pensate che c'è un dato che mi ha colpito. Ognuno di noi in media acquista 16 kg di vestiti all'anno. Ciò equivale a 150 magliette di cotone. Sicuramente non siete voi, però credo che qualcuno quindi ne consumerà ben di più. E dobbiamo in qualche modo renderci conto che il prezzo dei vestiti è bassissimo. In qualche modo, oltre alle brands, chi ne fruisce di questa situazione siamo noi. Siamo noi che siamo in qualche modo solleticati e invogliati all'acquisto da prezzi ridicolmente bassi. De André un po' direbbe, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E per questo capitolo voglio ancora raccontarvi un piccolo episodio di una mia esperienza lavorativa in Bangladesh, in realtà, non in Myanmar. Una grossa fabbrica che produce jeans, con diverse migliaia di lavoratori. Per darvi un'idea, producono 300.000 paia di jeans al giorno. Ciò vuol dire più di 100 milioni all'anno. Ci sono circa 30 fabbriche nel mondo che riforniscono di jeans l'intera popolazione della Terra. Bene, in un angolo vedo un gruppo di ragazzi e ragazze sedute con forbicine e pezzi di gomma. Cosa facevano? Stavano tagliando, letteralmente tagliando, sulle cosce, sulle ginocchia dei jeans. Per in qualche modo venire incontro alle mode occidentali. Dunque, dà lavoro a 50 persone? Sì. È un lavoro dignitoso? Non lo so. È sensato tutto questo? Non lo so. Comunque, per chiudere, questo settore mi lascia dei quesiti appunto irrisolti perché da un lato ci sono degli aspetti positivi, dall'altro delle questioni che non possono essere risolte facilmente. Con tutti questi vestiti io non sono ancora arrivato, nonostante insomma riflessioni profonde, ad avere un giudizio, un'opinione. È davvero un settore che porta sviluppo? È un settore che in qualche modo bisogna aiutare? O bisogna in qualche modo pensare che il mondo della fast fashion non è sostenibile, è qualcosa che deve essere cambiato profondamente, come tante altre cose nel mondo?
E in tutti questi pensieri, in qualche modo, mi sono ritrovato nudo. Tintin del Mianigon Plaza. Tintin non ha fretta di arrivare. Lavora dalle 11 nel molle mattino fino alle poi 10 di ogni fremente serata. È bionda solo nella sua carta da visita. In realtà porta lunghi capelli fermati dietro la nuca che scioglie davanti alle clienti in una chioma non più dorata, lunga fino oltre l'anca tornita. Una civetteria che accomoda e aggiusta con sorriso indeciso. Il suo spazio è un angolo del palazzo fatiscente a due piani, scala mobile sempre immobile nel centro e scarti e ritagli ad ogni gradino. Quartiere Dagon, vecchio centro città. Al pian terreno, stoffe tessuti dal pavimento al soffitto, muri di tele. Sopra, il mondo delle cucitrici fai da te. Le cucitrici per sé. Non in fabbrica o sotto padrone. Sotto soltanto al tempo tiranno e al denaro sudato. Un quartiere di posti e presidi fitti e ordinati, strade di stoffe e piazze di stuoie e angoli per prendere il tè, macchine che seguono pedali e girano ruote. Lo spazio di ogni sartina si crea retto e stretto fra te che tavolini di macchine, sgabelli impilati, specchio sottile e telo per armare il camerino, spazio di vita e di mestiere, bocche cucite quando al lavoro, chiacchiere sottili su fili di pause, forbici pronte a tutto tagliare. E un bimbo in siesta di amaca. Tanti scampoli di taglio cucito in un patchwork di tempi di donne che vestono e svestono con dita minute il proprio salario. Città invisibile di donne al lavoro. Mianigon. Nome facile da ricordare per noi. La mia gonna, potrebbe sembrare. Tintin tiene la tazza di acqua, il termos di tè e il pranzo nel plastic bag accanto alla macchina che non sta usando. Un completo birmano si confeziona con 8 banconote e la stoffa la porta il cliente, $6 circa. Anche un pantalone con cerniera, il resto tutto di meno. In Myanmar vanno ancora tutti diversi e tutti sgargianti per strada i tagli delle tante sartine. Gonna lunga e fasciante e corpetto allacciato con bottoni di lato. Eleganza, colore e semplicità in un ventaglio di varianti personali e corporali. Creazioni precise che sembrano in serie e vestono un intero paese. Non può essere vero per noi, il su misura a misura dei più. Il Mianigon Plaza di Tintin e delle altre sartine ha molte crepe e un traffico feroce attorno. È pericolante e attrae e respinge nel suo sapore di vecchio. Proprio accanto c'è il Dagon Center, One and Two, un neon rilucente nelle vetrine di moda cinese stracciata sui manichini che fan cenno alla gente. Tintin taglia sempre troppo corto il corpetto dell'Ottamain, del completo da donna, perché a lei piace così, fianchi in risalto e pancia ristretta. Indossa ogni volta un vestito diverso che la rende vezzosa. Gli uomini a Mianigon City rispettano il senso di marcia e aspettano fuori, insieme a quei manichini di tutto punto industriale vestiti, per ora. Passiamo ai cenni storici, passando attraverso una palla da Chinlon, questo è lo sport nazionale del Myanmar, una sorta di calcio virtuoso che si gioca in circolo con una rete da volley in mezzo. E la palla da Chinlon è un po' creata attorno a un centro, piegando e forzando le sue componenti. Un po' come la nazione birmana, il nazionalismo birmano hanno cercato di fare, birmanizzando questo paese. È difficile ripercorrere la storia millenaria fatta di imperi e dinastie in questa serata. Possiamo dire che intorno all'anno 1000 si è marcato il territorio con l'ingresso del buddismo Theravada, arrivato dal vicino Sri Lanka, che è il buddismo ortodosso, che rimane nel Myanmar. Da allora si edificò lo splendore di Bagan
iniziò il secolo d'oro di raffinata cultura birmana. Poi si avvicendarono le dinastie, le etnie, come abbiamo detto prima, Shan, Mon, Bamar, oltre che sempre a lato il Rakhine. Peccando di orientalismo, ci concentriamo ora sul Myanmar moderno, che ha sostanzialmente vissuto un periodo coloniale inglese dal 1824 al 1948, per poi rendersi indipendente e scivolare dal 1962 al 2010 in un durissimo regime militare che lo ha isolato dal resto del mondo. Per l'appunto l'ultimo impero birmano nel XVIII secolo si scontra e finisce con l'impero britannico e con le sue mire economiche. Il tech era l'oggetto di questo contenzioso. Così nel Palazzo degli Specchi, che è un bellissimo romanzo storico scritto da un indiano sul Myanmar, si racconta questa fine. Tutto era accaduto così in fretta. Alcuni mesi prima c'era stata una controversia con una compagnia inglese di legname, una questione tecnica relativa ad alcuni carichi di tech. Noi lo pronunciamo tech, là lo pronunciano tic. La compagnia aveva palesemente torto. Aggirava le leggi doganali del regno tagliando a pezzi i tronchi per evitare di pagare le imposte. I funzionari della dogana avevano appioppato una multa alla compagnia. La compagnia è la compagnia delle Indie. Chiedendo gli arretrati su 50.000 tronchi. Gli inglesi avevano protestato, rifiutandosi di pagare. Il reclamo era giunto fino al governatore britannico Rangoon, che aveva imposto un umiliante ultimatum. Uno dei ministri anziani del re aveva discretamente suggerito di accettare l'accordo. Così gli inglesi avrebbero permesso alla famiglia reale di restare nel palazzo di Mandalay a condizioni simili a quelle imposte ai principi indiani, ovvero come maiali, allevati e ingrassati dai loro padroni e alloggiati in porcili abbelliti con qualche fronzolo. I re di Birmania non erano principi, aveva detto la regina. Erano re, sovrani che avevano sconfitto l'imperatore della Cina, conquistato la Thailandia, l'Assam, Manipur. E lei stessa, la regina, Supayalat, aveva corso grossi rischi per assicurare il trono a Thibaut, suo marito e fratellastro. Come si poteva pensare che acconsentisse a cedere tutto? L'invasione procedette con tale facilità da sorprendere persino i suoi ideatori. La flotta imperiale varcò il confine il 4 novembre 1885. Le truppe inglesi avevano in dotazione modernissimi fucili a retrocarica. La loro artiglieria disponeva di 27 mitragliatrici a ripetizione, più di quante ne fossero mai state riunite nell'intero continente asiatico. I birmani non erano in grado di competere con una simile potenza di fuoco. Dopo un cannoneggiamento durato parecchie ore, venne mandata a terra la fanteria. Le truppe britanniche contavano quasi 10.000 uomini, la maggior parte dei quali, circa due terzi, erano sepoi indiani. La guerra durò solo 14 giorni. Quindi, a condurre la conquista non è uno Stato, ma è la Compagnia delle Indie, poi sostituita dalla corona britannica. In tre guerre, la Birmania è inglese, dal 24 all'86. Viene divisa in Birmania superiore, Birmania inferiore e aree escluse, che non verranno mai veramente conquistate. Tutto questo è una provincia dell'India britannica, cioè la Birmania nasce come colonia di una colonia. La monarchia viene abolita, il re Thibaut e Supayalat vengono esiliati in India e il sistema pseudo-federale instaurato dagli inglesi riconosce le autonomie a molte delle etnie. La capitale passa nel 1886 da Mandalay a Yangon, Rangoon, che era la Dagon dei Mon, e da vecchio borgo rivierasco, che era già diventato un importante porto fluviale, può essere progettata dagli inglesi ex novo. Negli anni 20 del Novecento nasce e cresce il sentimento nazionalista birmano e nonostante le concessioni con il Government of Burma Act del 1937 si alimenta e i takin, i giovani intellettuali maestri, percorrono le campagne e sensibilizzano le genti. Alla fine scelgono tra l'opzione sovietica e la via nipponica, quest'ultima durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, il nazionalismo birmano si forma da un lato su un'idea di autodeterminazione
e dall'altra su un principio xenofobo, e questo lascerà gli strascichi ancora oggi. C'è uno scontro perenne tra nazionalismo etnico e nazionalismo di Stato, e un tentativo di birmanizzazione della popolazione. Nel 1942 il giovanissimo generale Bujuk Aung San rientra nel paese a fianco delle truppe giapponesi. L'alleanza dura poco, nel 1945 aprono la via invece agli alleati. Il 27 gennaio 1947 il generale Aung San firma l'indipendenza della Birmania. Adesso ci si può occupare di mettere insieme questo mosaico caotico di rivendicazioni, ma 6 mesi dopo viene assassinato nel suo gabinetto con 6 consiglieri. Nel 1962 Ne Win, militare, prende il potere con un placido colpo di Stato, sospende la Costituzione, qualsiasi altra forma democratica, e insignisce i militari di ogni potere esecutivo. Pochi mesi dopo proclama la via birmana al socialismo. Vado io. Il potere rimane nelle mani di Ne Win per oltre 20 anni e nelle mani degli ufficiali per quasi 40, anzi quasi 50. La popolazione è vessata e in una condizione di estrema povertà. Nasce un movimento di ribellione guidato dagli universitari. È il 1988, è un anno di fuoco e di sangue, con la proclamazione della legge marziale, manifestazioni di protesta e feroci repressioni. Ogni forma di libera espressione è annullata. L'8-8-88 rimarrà una data simbolica nel calendario birmano. Difficile accedere alle cronache di un paese blindato. C'è un altro interessante video che non possiamo proporvi, giusto? No. Che si chiama Burma VJ. VJ sta per Video Journalist. In realtà è un video fatto da un giovane filmmaker nel 2007 per la Democratic Voice of Burma, che era espatriata a Oslo, ma ripercorre gli eventi dello Stato dal 1988. È un documentario che si trova anche su YouTube, diviso in puntate, c'è anche la versione italiana che era andata, credo, su Report, con immagini d'archivio. Oramai questi videogiornalisti sono scappati tutti dal paese nel 2007. Tornando all'89, a seguito delle proteste, la Lega Nazionale per la Democrazia, il partito di opposizione di Aung San Suu Kyi, la figlia del generale Aung San, ottiene infine il riconoscimento legale. Nel maggio dell'89 una rinnovata giunta militare cambia il nome alla Birmania e la fa diventare Myanmar. Le elezioni del 90 segnano la vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia, ma questa vittoria è bypassata dai militari. Nel mentre Aung San Suu Kyi vince il premio Nobel e nel 2006 la capitale viene spostata da Yangon a Naypyidaw. Letteralmente Naypyidaw vuol dire la città dei re, la sede dei re. I militari in qualche modo, mentre si stanno avvicendando al potere dello Stato, senza nulla concedere al proprio popolo, si confezionano una sede distaccata e sicura per la loro politica aleatoria. Le strade di Naypyidaw sono a 16 corsie e rimangono vuoti. I palazzi del potere stanno dietro a mura di cinta e sembrano aeroporti sorvegliati e inaccessibili alla democrazia. Sì, queste sono un paio di immagini di Naypyidaw. È una città fantasma, cioè io sono stato più volte per lavoro, non esisteva fino a, appunto ai primi anni 2000, era una serie di villaggi e ancora oggi non esiste la città, la chiamano appunto Ghost Town. Se potete cercare su Google qualsiasi immagine è quasi spiritosa, cioè, vedete, questa è la città, non c'è un centro, non esistono, diciamo, edifici civili, semplicemente i vari ministeri che sono ognuno nella giungla, per cui volutamente non è facile arrivare a ogni ministero, non ci sono indicazioni, ed è stata una città completamente costruita dall'alto, nel senso che io sono stato in vari ministeri
e hanno tutti i ministeri la stessa struttura. Cioè c'è la scala del ministro, dove ci si incontra con diciamo, il consigliere, e per cui ogni volta che uno entra in un ministero ha una sorta di déjà vu, ma non sono già stato qua, non abbiamo già parlato in qualche modo, e invece no, ma tutti i ministeri sono costruiti allo stesso modo. E ancora più inquietante è il Parlamento, questo è il Parlamento. È un immenso, io sembra più una base militare, ciò di più lontano che si possa immaginare rispetto alla vicinanza tra cittadini e diciamo e parlamentari. Per arrivarci si passa attraverso appunto questa strada a 16 corsie, che era stata costruita, almeno si dice, dai generali per fuggire, nel caso fossero, diciamo, avessero necessitato di scappare con l'aereo. E il Parlamento invece si passa attraverso questa strada, poi c'è un ponte in mezzo alla giungla e si arriva a questa struttura. Struttura immensa dove le commissioni parlamentari, che da noi hanno, diciamo, una sala normalmente, hanno un edificio. Per cui ci si muove all'interno del Parlamento tra una zona e l'altra in jeep, perché effettivamente bisogna andare in una distanza di circa 4 km per passare anche solo dalla Camera alta alla Camera bassa. Siamo al 2007. Il 2007 è di nuovo un anno di manifestazioni popolari, sorte in primis per l'aumento dei prezzi del carburante che genera l'aumento di tutti i beni di consumo. Questa volta è la prima volta in cui il Sangha, cioè l'ordine monastico, i monaci, scendono in strada a fianco degli studenti e della gente. I monaci rovesciano le scodelle, cioè non accettano più le offerte in segno di protesta. In tutto il mondo si parla questa volta di rivoluzione zafferano. E in questo momento il buddismo rivela la sua vocazione non solo spirituale, ma anche intrinsecamente politica. Si altera il delicato ecosistema di doni, controdoni e meriti che regola la società buddista. Ma su tutto cala comunque la pace dei generali. E qui apro una piccola parentesi su questo ecosistema. Questo ecosistema buddista si fonda sulla ciclicità dell'esistenza e sul fatto che i laici possono donare ai monaci le elemosine che i monaci chiedono andando in giro scalzi con le scodelle. Donano appunto il cibo nelle scodelle e tutto quanto serva per sostentarsi, di modo che i monaci si dedicano solamente agli insegnamenti del Buddha per arrivare al Nibbana, l'emancipazione, il Nibbana, dal ciclo della nascita e della morte in cui noi poveri uomini siamo imprigionati. Quindi con questi doni noi laici accumuliamo meriti e abbiamo la possibilità di incarnarci in una condizione più vantaggiosa nella vita seguente, magari addirittura in un monaco. I peggiori dei peggiori, ad esempio nel romanzo di Orwell, Giorni in Birmania, sperano addirittura di salvarsi dopo tutti i propri peccati in vita, semplicemente costruendo una pagoda alla fine dei propri giorni, e se la morte li coglie di sorpresa, maglia ne vada, potranno incarnarsi piuttosto in una zanzara o magari in una donna. Questo per capire cosa voleva dire si altera l'ecosistema nel momento in cui i monaci questa volta scendono in piazza. Sì, beh, in seguito a nuove manifestazioni, a pressioni internazionali, il paese tra il 2008 e il 2012 si apre leggermente, vara una nuova costituzione, si tengono elezioni politiche e infine anche Aung San Suu Kyi, diciamo, la leader politica riconosciuta anche all'estero, ottiene un seggio in Parlamento e il potere inizia a essere diviso, diciamo, tra potere militare e potere civile. Siamo in una transizione democratica, questo è importante sottolinearlo, non è una piena democrazia. Il 25% dei seggi sono in mano ai militari e 3 dei ministeri chiave sono in mano ai militari, interni, difesa e frontiere. E il Ministero degli Interni è il più importante, perché il Ministero degli Interni nomina tutti i governi locali, per cui tutti i governi regionali, anche i governi degli stati dove ci sono minoranze etniche, il governatore è nominato dai militari sostanzialmente. Diciamo gli eventi più recenti, 2015, ci sono elezioni politiche, le prime, diciamo, vere elezioni politiche, e Aung San Suu Kyi e il suo partito tengono la maggioranza
assoluta, e accedono quindi, e per cui Aung San Suu Kyi accede al governo come invece di state councilor, appunto di consigliere di Stato. Non può essere presidente del paese per un, diciamo, una clausola costituzionale. Chiunque sia sposato con stranieri, abbia figli non di cittadinanza birmana, non può diventare presidente. Adesso, appunto, gli ultimi anni sono stati complicati, perché in fondo nel 2012 c'erano grandi speranze. La comunità internazionale credeva nel Myanmar, credeva in questa figura di Aung San Suu Kyi, credeva in una transizione democratica. È stato un po' il paradiso per investitori stranieri occidentali e per ONG e per anche funzionari internazionali delle Nazioni Unite, perché è un paese chiuso per 50 anni, molto povero, con necessità di investimenti, necessità di migliorare la sua condizione economico-sociale, per cui tutti si sono piombati in Myanmar. Fino al 2016, quando hanno iniziato, diciamo, a vedersi, diciamo, i primi schiocchiolamenti del regime, o comunque della transizione democratica, con le terribili violazioni dei diritti umani per i Rohingya. Di lì gli investimenti stranieri hanno iniziato a fermarsi, soprattutto quelli occidentali. La comunità internazionale ha, diciamo, limitato la sua presenza, e adesso si è in una fase di attesa. Il prossimo anno ci sono le elezioni, probabilmente il partito di Aung San Suu Kyi vincerà, ma allo stesso tempo tutti i partiti etnici che nel 2015 l'avevano appoggiata hanno deciso di non appoggiarla più. Per cui chissà a chi si rivolgerà questa figura. Siamo in Rohingya. Qualche parola, diciamo, sui Rohingya. I Rohingya sono una comunità. Ops, scusami. Ok, qua. Okay. Rappresentano appunto una minoranza importante in Myanmar, o meglio, rappresentavano una minoranza importante in Myanmar. Fino al 2017 vivevano in Myanmar 1,5 milioni di Rohingya, ma attualmente non più di 500,000 vivono in Myanmar. Quindi c'è stata un'immigrazione di massa, una fuga di massa di circa 1,000,000 di persone. La scala delle violenze che questa comunità ha vissuto, anche violazione brutale dei diritti umani, hanno in qualche modo monopolizzato l'attenzione dei media occidentali sul Myanmar. C'è da dire che i Rohingya sono una popolazione che vive in questa parte del Myanmar, che si chiama Rakhine State, da moltissimi, insomma, anni. Circa, diciamo, le prime migrazioni sono iniziate intorno al 1400, per cui non è una nuova popolazione del Myanmar. Sono una comunità musulmana, in un paese che per il 90% è buddista, e la stragrande maggioranza della popolazione nutre ancora sentimenti nazionalisti molto forti ed ha comunque un'opinione altamente negativa sulla possibilità di integrare i Rohingya in Myanmar. Come è stato creato questo mito? In parte è stato a causa della dittatura, che in qualche modo ha fatto una propaganda estrema, ma anche durante gli anni della transizione democratica i generali sono stati in realtà hanno preceduto i famosi trolls russi o americani, nel senso che sono riusciti completamente a controllare Facebook. E il Myanmar è oggi completamente una Facebook society. Non esistono quasi giornali letti, pochissima informazione attraverso i siti web, tutto passa attraverso Facebook. E i generali sono riusciti e hanno capito che questo era il mezzo di comunicazione principale a influenzare fortissimamente la mentalità della maggioranza dei birmani Bamar, dell'etnia Bamar, che è oggi altamente razzista. Ma tanto al punto che io stesso, con i miei collaboratori più stretti in ufficio, per cui in un'organizzazione internazionale, non posso o non riesco a parlare in una maniera, diciamo, normale o pacata sulla questione dei Rohingya. Perché la chiosa comune di qualsiasi birmano Bamar quando si inizia a intavolare un discorso sui Rohingya è che noi occidentali non possiamo capire. Dunque, i militari hanno forgiato questa mentalità e sarà davvero difficile sradicarla. E torniamo però ai Rohingya. I Rohingya sono ancora considerati immigrati illegali, ossia non sono mai stati, non hanno mai ricevuto la cittadinanza del Myanmar. Abbiamo detto all'inizio che 135 etnie sono state riconosciute nel 1982, i Rohingya non sono mai stati riconosciuti.
Il mito, diciamo, che è stato fomentato dai generali è che, essendo una popolazione musulmana con un'alta natalità, potrebbero cambiare la connotazione etnica e religiosa del paese. Questo ovviamente è un argomento debolissimo ed ingiustificato sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista demografico, che però devo dire non è così lontano da un certo pensiero dell'estrema destra anche in Italia e in altri paesi, se facciamo, diciamo, un paragone lontano. La parola Rohingya stessa non è accettata dal governo, cioè non può essere utilizzata in nessun meeting ufficiale con il governo. Io stesso non ho mai potuto utilizzarla perché altrimenti si può rischiare fino all'espulsione dal paese. Per il governo sono bengalesi, immigrati illegali che risiedono da anni nel Myanmar. Dunque, appunto, non sono mai stati riconosciuti come cittadini del Myanmar, dunque hanno vissuto, se partiamo dall'82, quando la maggior parte delle comunità etniche sono state riconosciute come cittadini del Myanmar, come non cittadini, come è la più grande, ancora oggi, stateless community del mondo, cioè comunità senza Stato. E hanno avuto restrizioni enormi nelle libertà di movimento, cioè potevano solo muoversi all'interno dei propri villaggi, oppure in seguito in campi allestiti dal governo. Non hanno mai potuto accedere a servizi sanitari ed educazione, se non quelli forniti, diciamo, da organizzazioni umanitarie che hanno in qualche modo provato ad avere accesso a queste zone. Non hanno mai potuto cercare lavoro e addirittura per sposarsi dovevano avere un permesso speciale delle autorità birmane. E anche nel 2015, dunque in transizione democratica, quando c'è stato un censo importante della popolazione, il governo ha deciso che non potevano prendere parte a questo censo. Dunque anche la carta di identificazione che avevano prima sotto il regime militare gli è stata in qualche modo negata e annullata. E tutte queste misure sono in qualche modo estremamente popolari, per cui la stragrande maggioranza della popolazione Bamar è d'accordo, ha sentimenti anti-islamici, anti-Rohingya, e tutto questo atteggiamento è stato anche fomentato da fondamentalisti buddisti, che hanno anche perfino organizzato manifestazioni anti-islamiche molto grandi senza che il governo sia mai intervenuto. E su questo apro una parentesi. In un paese come il Myanmar, perfino oggi, organizzare una manifestazione di piazza non è semplice. Preso parte a un'istituto internazionale, eravamo al Ministero degli Interni e appunto abbiamo chiesto come si può organizzare una manifestazione. E ci hanno detto, bisogna informare le autorità con tempo debito, questo è normale, bisogna indicare il percorso della manifestazione, questo, diciamo, normale anche oggi, ma, diciamo, se poi andiamo a scavare un po', bisogna indicare quante persone parteciperanno alla manifestazione, che già non è semplice, quali cartelli verranno esposti e quali slogan saranno urlati. Quindi diventa non semplicissimo organizzare una manifestazione. A questo si aggiunge che quest'anno alcuni sindacalisti hanno organizzato, insomma, per varie ragioni, una manifestazione a Mandalay, per cui nell'antica capitale, e sono stati arrestati. Perché sono stati arrestati? Perché apparentemente c'è un regolamento per cui tu puoi manifestare solo nel tuo comune di residenza. Per cui preparatevi a manifestare a Pinerolo, perché a Buriasco non potete, sostanzialmente. E in tutta questa situazione, per cui è assolutamente difficilissimo organizzare manifestazioni, per i monaci buddisti nazionalisti è stato possibile senza nessun problema. Ora passiamo ai fatti recenti, quelli che si conoscono, diciamo, un po' più, perché i media occidentali hanno iniziato a parlare dei Rohingya. Le prime notizie sono del 2012, quelle che arrivano qua. Violenza, appunto, tra comunità musulmane e buddiste, tra comunità Rohingya e buddiste nel Rakhine, alcuni morti, intervento dell'esercito molto forte, con circa 140.000 Rohingya ammassati in campi per sfollati interni, e con una serie, decine di villaggi Rohingya bruciati. Poi tra 2012 e 2015 circa 100.000 Rohingya hanno tentato la fuga, e non so se vi ricordate, ma i Rohingya sono diventati, diciamo, conosciuti anche perché hanno cercato di scappare su imbarcazioni di fortuna verso la Malesia, verso la Thailandia, dove poi sono anche finiti in condizioni di schiavitù e moltissimi sono morti in questo tragitto. Come normale in una situazione di questo tipo, si sono anche creati dei gruppi, chiamiamo estremisti, all'interno dei Rohingya. Un esercito che si chiama il Arakan Rohingya Salvation Army, che ha iniziato a fare azioni terroristiche contro la polizia locale. Questo è avvenuto prima nel 2016
e dove hanno ammazzato un poliziotto con la risposta della polizia, 70 persone assassinate, circa 150.000 persone che sono fuggite in Bangladesh per fuggire alle ripercussioni. E poi i fatti più conosciuti, agosto 2017. Questo esercito, l'Arakan Army, appunto, ha attaccato 3 posti di polizia, ha ucciso 9 poliziotti e l'esercito è intervenuto in forma, l'esercito del birmano è intervenuto in una forma assolutamente senza precedenti. Repressione, violazione dei diritti umani, pulizia etnica, alcuni hanno parlato anche di genocidio. Centinaia di villaggi Rohingya sono stati bruciati, 7.000 persone ammazzate, lo stesso dato di Srebrenica per fare un altro paragone, stupri di massa e in poche settimane, in 3 settimane sono fuggite dal paese 700.000 persone. Queste sono immagini del fiume che separa il Bangladesh dal Myanmar e con appunto i Rohingya che scappano per sfuggire alla repressione. Oggi in Myanmar quindi non rimangono più, cioè rimangono solo più 400.000 Rohingya. La maggior parte sono in Bangladesh, dove vivono in campi per sfollati, in un paese comunque povero. Il Bangladesh non è un paese con una situazione semplice. E adesso la grande questione per la comunità internazionale è come dare educazione a questo milione di persone che ci sono in Bangladesh. E il problema è in quale lingua dare educazione, perché il Rohingya è una lingua solo orale, non scritta. Myanmar, lingua del Myanmar, impossibile, nessun insegnante del Myanmar andrebbe mai a insegnare in questi campi. In bengalese, neanche parlarne, il Bangladesh non vorrebbe tenersi per sempre questo milione di emigrati. Probabilmente l'unica soluzione sarà l'inglese, ma non è una non soluzione. Magari sarebbe stata una soluzione nel mondo di forse 20-30 anni fa, dove una comunità di un milione di persone probabilmente sarebbe stata ripartita attraverso diversi paesi del mondo. Oggi è assolutamente impossibile. Per cui la situazione dei Rohingya oggi è assolutamente drammatica e non c'è nessuna via d'uscita. Tra i governi del Bangladesh e del Myanmar ci sono ovviamente balletti, tentennamenti. Il Myanmar dice sì, ci sono condizioni perché rientriate, ma non ci sono più villaggi, non ci sono campi per ospitarli. Dove, questo appunto sono più fonti interne, ma dove si pensa che ci siano state le fosse comuni dopo gli massacri del 2017, sono stati edificati posti di polizia. E chiaramente scavare sotto un posto di polizia non sarà mai possibile. Dunque una storia complicata. Come ha citato Mauro all'inizio, oltretutto adesso il Gambia, su mandato dei 57 stati del membri dell'Islamic Cooperation Organization, ha avviato un'azione legale contro il Myanmar per atti di genocidio dinanzi al Tribunale dell'Aia e Aung San Suu Kyi appunto guiderà la delegazione per difendere il suo paese. E infine ancora la Corte Penale Internazionale ha dato il via libera a un'altra indagine su presunti crimini contro l'umanità contro i Rohingya e anche l'Argentina ha deposto una denuncia. Sulle tradizioni di questo paese c'è un mondo, in parte abbiamo provato a metterlo nelle foto, di cose da dire. Un paese che ci rimarrà nel cuore, è un paese che senza essere sponsorizzati da nessuna guida turistica merita di essere visto prima che cambi troppo, perché ci ha dato l'impressione di essere davvero un'Asia che è rimasta fuori dal ritmo di sviluppo del nostro mondo e del mondo asiatico in questi anni e che adesso si è aperta, forse non del tutto politicamente ma economicamente si è aperta ed è quindi sta cambiando in fretta, in frettissimo. Sì, in questo momento c'è una convivenza di tradizioni e di modernità che si stanno contaminando a vicenda. Di sicuro ci rimarranno mille immagini, mille odori, mille sapori che abbiamo vissuto quest'anno, dal betel sputato per terra al tanaka che la gente si mette sul viso per proteggersi dal sole e sentendosi insomma come segno di bellezza, l'odore della pasta di pesce, dei gamberetti secchi che non siamo riusciti ad apprezzare, i noodles, l'insalata di foglie di tè, unico paese al mondo in cui il tè si mangia, credo, unico paese al mondo, mille mercati più pittoreschi che veramente mercati in cui poter
comprare il nostro cibo. E ci restano gli sguardi della gente, i sorrisi che ci hanno accolto, perché la gente è stata molto sorridente, toccava i nostri bambini, non abbiamo mai percepito una situazione di violenza e di pericolo. E forse uno dei pochi paesi in cui siamo stati, anche solo come turisti, in cui ci siamo sempre sentiti al sicuro, molto più che in Italia. Le porte in Myanmar, a Yangon, nella capitale, si lasciano aperte, non si chiudono i cancelli di casa, anche nei quartieri degli espatriati ricchi. Sta cambiando e chi vive lì ce lo ha raccontato, ce l'ha fatto percepire. Sta cambiando il fatto che atterrare a Yangon, capitale, per noi è stato come atterrare nella selva, e chi vive lì da 10 anni ha detto no, è già cambiato. Questa non è più ora non è più verdeggiante. Ci rimarranno le idee dei 1000 cappelli che sono tipici di ogni regione. Ci rimarranno le tante stoffe, la pagoda, senza dover essere credenti, però la pagoda è un luogo di ritrovo. Che nella nostra società forse si è perso la possibilità di avere dei luoghi di ritrovo comuni, intergenerazionali, in cui passare la domenica, mangiare addirittura, sentire la musica, insomma, una sacralità diversa da quella che viviamo noi. Ancora una nota di costume: in Birmania c'è un altro approccio ai nomi, ai cognomi. I cognomi non esistono, tutti si chiamano uguale. Noi non capivamo niente. Abbiamo capito che però inglobato nel nome c'è una sorta di prefisso, tipo il nostro Don, forse, che per gli uomini importanti è Un, per le donne importanti è Do, per gli uomini giovani è Co, per le donne giovani è Ma. Noi di fatto per la nostra nanny, la tata che lavorava per noi, siamo sempre rimasti Sir e Ma'am. Questa è stata una barriera che c'è stata grossa, non solo linguistica, una barriera culturale. I birmani ci hanno accolto, ma per noi è stato difficile entrare davvero in contatto con una realtà che non fosse già prefiltrata per noi espatriati, una realtà vera che stesse al di fuori di questa bolla international. Un po' perché per forza di cose la loro lingua per noi è inarrivabile, non ci abbiamo neanche provato noi stando solo un anno, e quindi per forza di cose prendiamo, fruiamo di informazioni e di un circuito a parte in inglese, e un po' perché c'è questa grande accoglienza ma poi un'impenetrabilità nel linguaggio, forse anche per questo karma buddista o asiatico che insomma è diverso per noi. Abbiamo faticato a trovare delle persone amiche davvero, intime, con cui che ci aprissero le porte del paese. Questo c'era capitato altrove, nell'America Latina, dove forse c'è una vicinanza culturale più immediata. Facciamo un piccolo intermezzo. Volevamo far leggere un pezzo che hanno scritto in parte su queste tradizioni ancora fortissime. I bimbi, quando vivevano lì e avevano la corrispondenza con le loro classi. L'acqua, come vi dicevo prima, in Myanmar è presente, è molto presente, e soprattutto in quello che è il loro Natale o Carnevale. È la grande festa del Tinja, quello che chiamano il Water Festival, un momento in cui è tutto concesso tranne la critica politica. Aspetta. E lo vediamo prima con un brevissimo video che questa volta abbiamo fatto noi, quindi lo possiamo far vedere, perché non è su internet. Questa è la piazza principale.
Questa mattina abbiamo preso un taxi con i sedili coperti di un telone di plastica. Era il Water Festival, una festa tradizionale del Myanmar. A questa festa si spruzzava acqua alle altre persone perché faceva così caldo, e così hanno deciso di fare questa festa che si chiama Tinjan, ma in certi casi può essere avventurosa. Prima prova, non far spruzzare il tacit dalle pompe sparacqua impetuose. Niente traffico per fortuna, ma i semafori ci sono sempre. Il tazzista intelligente guida veloce schivando gli ostacoli, portandoci sani e salvi davanti alla seconda prova. Però alle altre macchine si sono fatte spruzzare da quelle pompe malvagie. Seconda prova. Mercatini, mercatoni, formano labirinti un po' puzzoni. Attraversiamo la strada e ci troviamo davanti a un mercatone con tanti piccoli banchetti. Il profumo non è annusabile ed è come un labirinto per passare dentro. Ma non possiamo passarci sopra, non possiamo passarci sotto, ci dobbiamo passare in mezzo, respirando dove non ci sono banchetti con la carne e facendo lo slalom tra i banchetti e soprattutto schivando i venditori che hanno il fuoco. Siamo arrivati alla fine dove c'è la prossima prova che ci aspetta. Questa prova non sarà affatto facile. Terza prova, spruzzi da pompieri. Ci troviamo davanti a un ammasso di gente, fradicia, con delle pistole d'acqua e degli uomini seduti su delle colonnelle, con delle specie di pompe che spruzzando la gente senza pietà. Davanti alla gente che danza come pazza c'è uno schermo gigante e musica messa a volume pazzesco. È il nostro turno, non ci possiamo passare sotto, non ci possiamo passare sopra, ci dobbiamo passare in mezzo. Entriamo con il coraggio di un leone e appena entrati pistole ad acqua e spruzzi da pompieri ci annaffiano, ma non abbastanza da spaventare la famiglia Salvai. Dopo un po' di patimento arrivavamo alla quarta prova, che non sembrava una cosa da poco. Quarta avventura, secchi e cannoni. Ci troviamo davanti a un'entrata piovosa e al di là dell'entrata c'è un cannone sparasavone. Vasche piene d'acqua con dei ragazzi che riempiono secchi d'acqua e li rovesciano addosso alla gente. E la gente gli risponde con spruzzati da far paura. Alcuni addirittura gli spruzzano schiuma bianca. Non ci possiamo passare sotto, non ci possiamo passare sopra, ma ci dobbiamo passare in mezzo. Entriamo già fradici, ci facciamo lavare. Peccato però che qualcuno ha già spruzzato Emilia e Sefora con la schiuma bianca. Da lì in poi le due femmine non è più piaciuto molto il Water Festival. E poi finalmente siamo riusciti ad uscire da quella festa un po' strana e tornare a casa a fare la doccia. Fine. Chiudiamo con due piccolissimi interventi, uno sulla Lady, perché non possiamo, a un San Suu Kyi non possiamo parlare, fare una strada sulla Birmania senza parlare di lei. Probabilmente se fossimo, diciamo, arrivati
suoi innumerevoli discorsi. Invece, ultimamente, come appunto diceva Mauro, la sua figura è decisamente appannata. Da simbolo sicuramente mitizzato, almeno dalla stampa occidentale di lotta democratica e rispetto ai diritti umani, si è trasformato in una figura che molti oggi considerano poco incisiva nel processo di transizione democratica. Gli estremi difensori della Realpolitik sostengono che in fondo è il massimo che possa fare, per cui siamo una transizione, un governo quasi civile, con i militari che hanno un sacco di potere economico e politico, quindi questo è il massimo che lei può fare. Chi è, diciamo, un minimo più idealista dice è inaccettabile che Aung San Suu Kyi non abbia preso parola, non abbia mai fatto nessuna dichiarazione a difesa dei Rohingya ed in qualche modo che la situazione della libertà di espressione nel suo paese non sia per nulla migliorata. Anzi, ci sono alcuni ricercatori che sostengono che ci siano più giornalisti e attori, in qualche modo artisti in carcere oggi rispetto agli anni della dittatura. Detto questo, non l'abbiamo citato all'inizio della serata, ma noi siamo anche venuti lì, arrivati in Myanmar, perché la persona che gestiva il progetto, che io poi ho gestito in Myanmar, è sostanzialmente scappata dal paese, perché è sposato con una donna birmana che lavorava per la Associated Press e in qualche modo aveva gestito alcuni file con foto nel conflitto dei Rohingya e ha ricevuto minacce di morte, per cui sono letteralmente scappati dal paese. Io non ho mai incontrato Aung San Suu Kyi se non diciamo, un fugace incontro in aeroporto. Lei entrava e io uscivo, per cui non posso avere un'opinione personale forte, ma in qualche modo abbiamo sentito molte persone che hanno lavorato a stretto contatto con lei e di chi si è formata un po' una nostra opinione, però non è definitiva, per cui vorrei anche da prenderci un po' cautela. Un ultimo dato, prima di ripercorrere brevemente la sua vita, l'ultimo viaggio in Europa, gli unici governi che l'hanno ricevuto sono stati il governo, mi pare, della Slovacchia e Orban in Ungheria. E in qualche modo Orban e la Lega hanno trovato terreno di discussione fertile in tema di immigrazione e di islamofobia. Quindi da questo piccolo elemento eurocentrico si capisce come la figura della Lega non sia abbiamo visto una caduta, Qualche dato, è del 1945 la Leni, figlia del generale Aung San, il padre della patria, questo generale che ha sancito l'indipendenza e che poi fu ucciso due anni, nel 47, quindi è rimasta orfana di padre a 2 anni. Nonostante questo, la madre è diventata una politica birmana primo ordine, ambasciatrice dell'India, e quindi Aung San Suu Kyi ha studiato comunque le migliori università, prima scuola e poi università in India e in Inghilterra. Si è lavorata ad Oxford, poi ha continuato a studiare a New York, ha lavorato anche per le Nazioni Unite e da New York ha conosciuto suo marito, da cui ha avuto 2 figli. E questo è un elemento interessante nella sua biografia, perché i suoi figli li ha avuti nel 71. Quindi ha passato circa 15 anni poi in Inghilterra e poi è ritornata in Birmania nell'88. E in qualche modo è entrata in politica, ha fondato questo partito che si chiama la Lega Nazionale per la Democrazia. Nel 90 il regime convoca le elezioni e Aung San Suu Kyi domina queste elezioni sostanzialmente. È anche un po' una figura leggendaria, figlia del grande generale, con una tradizione, assolutamente eletta a furor di popolo. Però i militari rigettano il voto e la costringono agli arresti domiciliari e sostanzialmente continuano il loro regime militare. Per circa 15 anni Aung San Suu Kyi rimane agli arresti domiciliari, in alcuni casi un stato di semi libertà, però sa che se mai avesse lasciato il paese non ci sarebbe potuta tornare. Per cui rimane sostanzialmente lontana dai figli per 20 anni e non va neppure di iniziare a salutare il marito malato di cancro che muore nel 99. Un'altra nota di interessante che è anche abbastanza conosciuta la sua biografia, nel 2009, quando c'è un processo di transizione democratica, ci sono le prime elezioni per sottoporre a referendum la carta
nazionale e lei è, diciamo, un attore politico importante, e un giorno prima, giusto un giorno prima che terminino gli arresti domiciliari, un mormone americano decide di nuotare nel lago Inya di Yangon e di raggiungere la sua abitazione per dimostrare la sua solidarietà. E per evitare, questo è il pretesto perfetto per dire: benissimo, siccome sono stati violati gli arresti domiciliari, rimane anche 2 anni agli arresti domiciliari e tagliata fuori da questo processo elettorale. Nel 2012 riesce finalmente a partecipare alle elezioni, ottiene un seggio al Parlamento birmano, e poi nel 2015 sono le prime elezioni, che ho citato prima, le prime elezioni libere, effettivamente il suo partito ottiene la maggioranza e lei diventa consigliere di Stato, quindi un ruolo speciale, sicuramente come leader politica del governo civile. Ora, adesso muoversi nei meandri, addirittura dei paludi di una transizione democratica è un compito difficilissimo. Però le persone che hanno avuto diretto contatto con la Leni oggi ne hanno un'opinione molto negativa. Di nuovo relativizzo, perché io non ho avuto a che fare con lei, la comprensione del quadro è altissima. Però molte persone l'hanno descritta come innanzitutto una persona con un punto della personalità enorme. Era un po' proprio quella che lei voleva combattere. Nei suoi primi discorsi diceva: la democrazia non sono io, siete voi cittadini, dobbiamo documentare un processo democratico, mentre adesso è completamente incentrato sulla propria personalità. Secondo molti, inoltre, è stata profondamente fraintesa, perché Aung San Suu Kyi è innamorata in primis del potere, secondo molti. Voleva in qualche modo riavere il governo che legittimamente, insomma, il potere che recentemente aveva vinto nelle elezioni del 90, ma non aveva mai pensato di scardinare completamente il sistema. E anche per alcuni suoi discorsi ha sempre dimostrato perlomeno un affetto verso le forze armate. Cioè, mio padre comunque era un generale. Le forze armate sono un elemento essenziale per la pace e la stabilità del mio paese. Insomma, secondo molti, quindi, era molto meno rivoluzionario come la si è dipinta, non una strenua difensore dei diritti umani, o perlomeno non certo quella di Rohingya, e non certo appunto una buona libertà di espressione, forse la sua libertà di espressione, ma non quella degli altri. Di nuovo, per fare un esempio più recente, nel Water Festival, questa festa che avete visto, ci sono dei piccoli spettacolini, no? Con artisti di strada, più o meno conosciuti. E ad aprile di quest'anno alcuni artisti hanno, diciamo, fatto una parodia della Lady e del regime militare. Beh, il giorno dopo sono stati incarcerati, qualche mese fa processati e adesso per 3 anni l'hanno rifiutati. Questa è la situazione attuale del paese. Anche qualcuno conosce il caso dei giornalisti Reuters, che avevano in mano del materiale scottante, diciamo, sulla questione Rohingya, e sono stati in carcere anche loro per 1 anno e mezzo e poi all'improvviso liberati per grazia divina. Cioè la Lady stessa gli ha dato questa grazia di liberarli, ma appunto come emanazione del proprio potere, non per una propria convinzione personale, secondo molti di quelli che leggono la situazione attuale. E da ultimo, anche per quanto riguarda le competenze tecniche, cioè proprio a livello di governo, effettivamente lei non ha mai governato, però chi ci ha lavorato a stretto contatto ha sempre detto che le sue capacità sembrano molto limitate. Appunto, un'icona, ma non necessariamente una leader politica efficace. Ci ha colpito in qualche modo anche il racconto di una serata di espatriati di una ragazza in carica di conosciuto, che è appunto venuta in Myanmar nel 2012 inseguendo il mito della Lady. Poi ha avuto occasione di lavorare a stretto contatto e essenzialmente le è caduto il mondo addosso, se non vi racconto tutti i dettagli. E lei faceva una riflessione: se leggiamo la sua biografia, una persona che per 20 anni non vede i propri figli, che non lascia il paese per andare a vedere il suo marito che sta morendo, è una persona certamente da magari principi solidissimi, o, come lei diceva, da obiettivi personali solidissimi. Dal punto di vista umano è dura da accettare. Oggi comunque il suo mito è ancora forte tra i birmani, e l'etnia Bama, per l'etnia Bama è la leader riconosciuta, candidata a vincere le prossime elezioni, appunto anche se i partiti etnici non la appoggeranno più. E detto questo, anche guardando il panorama politico birmano, è sicuramente candidata anche dagli occhi occidentali migliore, forse l'unica possibile al momento in Myanmar.
In Myanmar, in questo i militari attendono Sagnon, hanno un loro partito comunque molto forte e non mi stupirebbe così tanto se anziché cercare un'alleanza con i partiti etnici questa volta lei si rivolgesse dall'altra parte. Esercizio di cittadinanza. Ringraziamo tantissimo tutti voi perché ci avete permesso di rivivere un po' e mettere insieme i pezzi e sapere che ci possono essere dei ponti.